Ai pazzi, i disadattati, i ribelli, i contestatori, quelli sempre al posto sbagliato, quelli che vedono le cose in modo diverso, non amano le regole e non rispettano lo status quo. Puoi citarli, disapprovarli, glorificarli o denigrarli, ma ciò che non potrai fare è ignorarli, perché sono quelli che cambiano le cose, fanno progredire l'umanità. E se alcuni vedono la pazzia, noi vediamo il genio. Perché le persone così pazze da pensare di cambiare il mondo sono quelle che lo cambiano davvero. Buongiorno Londra. È da un anno che stiamo assieme. Da questa cucina, senza luci, riflettori, tette, culi, muscoli pieni di doping, emergiamo con la forza delle idee. Da quando esiste il Project Invictus, l'allenamento, il fitness, la palestra sono degli ambienti migliori. L'altro giorno ero in macchina e riflettevo su questa cosa qua. Ho 34 anni, eppure sono uno dei membri più vecchi del Project Invictus. L'ultimo acquisto che abbiamo fatto, per esempio, sta facendo il dottorato a scienze motorie, viaggia negli Stati Uniti, in Canada, ha 10 anni quasi, un po' meno di me, eppure è già molto più in gamba. È questa la differenza del Project Invictus. L'energia che si respira, la voglia di vivere e di sognare. Siamo giovani, abbiamo ancora tante cose da dire e vogliamo dare il contributo per cambiare il nostro ambiente. Il Mahabharata è un bellissimo poema indù che racconta anche la guerra tra due famiglie, i Kaurava e Pandava. Arjuna è molto combattuto perché è zio degli uni ed è stato maestro degli altri. Non sa cosa fare, non sa chi combattere e soprattutto non sa quali saranno le conseguenze ultime delle sue azioni. Per questo chiede aiuto a Krishna. E Krishna gli dice: Arjuna, tu cosa sei? Un soldato. E qual è il compito di un soldato? Combattere. Bene, allora devi combattere, perché ogni creatura sulla terra gli è stato assegnato un compito. E il suo scopo è fare al meglio delle sue possibilità quello che gli è stato toccato in sorte di fare. Non ti deve preoccupare come finirà la guerra, saranno gli dèi a deciderlo. Ora, io non so se ancora gli dèi governano le sorti di questo mondo, ma sono sicuro che se ognuno di noi fa il meglio delle sue possibilità quello che gli è toccato in sorte di fare, questo mondo andrà meglio. Con oggi si conclude la prima fase del Project Invictus e inizia la seconda, in cui pubblicheremo dei libri. Il primo, spero per Natale, sull'alimentazione, poi ci sarà quello dell'allenamento, poi ci sarà quello dell'anatomia e biomeccanica degli esercizi e così via. Abbiamo trovato un posto bellissimo dove aprire il centro, quindi avremo un posto fisico in cui allenarci e girare video e abbiamo finito il forum. Lo stiamo testando per vedere se scorre bene. La nostra filosofia è la seguente. Forniamo dei contenuti gratuiti e l'utente successivamente sceglie se investire oppure no. Quindi vi leggete gli articoli, poi se vi piacciono decidete se comprarvi il libro oppure semplicemente continuate a leggerli e basta. Noi crediamo nelle persone intelligenti, crediamo nelle persone che hanno voglia di studiare, di capire veramente le cose e quindi forniamo questo tipo di servizio. La seconda filosofia del Project Invictus è quella di fornire all'utente un pacchetto completo. Sul nostro sito mettiamo una parte teorica, dei programmi pratici, un forum in cui postare e confrontarsi e poi avremo anche dei testi di riferimento, un centro dove allenarsi e dove venire. Insomma, avrete veramente tutto un pacchetto completo dall'inizio alla fine. Questo è il nostro modo di lavorare. È stato un anno bellissimo, noi abbiamo dato il massimo, ma anche voi. Quindi ci tenevamo a ringraziarvi con questa immagine. Nel film Spartacus di Kubrick, nella scena finale, Spartaco ormai sconfitto ha deposto le armi coi compagni e Crasso chiede che gli venga dato Spartaco e risparmierà così la crocifissione agli schiavi. Spartaco si sta per alzare per consegnarsi quando ecco che un compagno al suo posto dice: sono io Spartaco, e subito dopo un altro: no, sono io Spartaco, sono io Spartaco. Alla fine tutti si alzano e dicono che sono Spartaco. Ecco, il Project Invictus siamo tutti noi.
Concludo con una frase che mi sta molto a cuore e che dice: io non voglio essere un prodotto della mia società, del mio ambiente, quindi della palestra e del fitness, ma voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. Ecco, io quando lo dico, sono così pazzo che ci credo veramente.